Beh, io in qualità di presidente del Cluster Energia della Regione tratterò un tema che tratta di energia, quindi mi hanno chiesto un tema che possa essere compliance anche con il tema cittadino, quindi parleremo di comunità energetiche. Comunità energetiche che nell'ambito della transizione energetica possono essere uno strumento con un grosso potenziale per la città di Potenza per risolvere alcune problematiche legate sia alla povertà energetica, sia anche magari ad alcuni servizi anche legati al problema atavico del centro storico e di altri problemi della città. Il mio intervento verterà su due cavalli di battaglia di tutta quella che è stata la mia opera di assessorato nella città di Potenza, ossia l'inclusione e la disabilità. Due temi che mi stanno molto a cuore, due temi che credo che nel 2024 vadano fortemente trattati perché siamo molto indietro rispetto a tutto quello che riguarda ancora purtroppo le ataviche barriere architettoniche che continuano ad essere un problema nella nostra città. Approfitto di questo invito per cominciare a immaginare una città che sia più attenta, una comunità che sia più attenta alla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Quindi un racconto di maggiori servizi, di una comunità in rete connessa che possa offrire servizi smart, ma che possa anche raccontarsi attraverso gli open data, perché attraverso questo strumento la gente riesce ad avere una maggiore fiducia nella propria città, intesa come servizi, intesa come comunità. A questo invece un altro grande progetto che abbiamo a cuore è quello di vedere Potenza protagonista attraverso una vera e propria food policy, quindi un insieme di azioni e di strumenti che parta condivisa anche con l'amministrazione comunale che verrà, riguardante la politica del cibo locale che permetta quindi la tutela dell'ambiente, il cibo sano, l'approvvigionamento per le risorse alimentari per tutta la cittadinanza e soprattutto un occhio di modernità rispetto a questo tema. E questa sera con la segreteria cittadina di Italia Viva presentiamo quello che è il nostro programma nella città di Potenza. Noi crediamo che questa città abbia bisogno di servizi, abbia bisogno di implementazione, abbia bisogno oggettivamente di mettere a dimora delle forze di gente che vuole operare a dispetto dell'età, giovani, anziani, qualunque età è assolutamente importante. Noi vogliamo che la gente sia partecipe. Ecco, per noi il comune deve essere la casa veramente di tutti quanti i cittadini. Questa sera è il primo di una lunga serie di eventi che verranno calendarizzati nei prossimi mesi e che ci accompagneranno alle elezioni amministrative di Potenza che si terranno l'8 e il 9 giugno. È un evento dove, anche guardando la locandina, noi mettiamo al centro i temi che insieme comporranno il programma, però non vogliamo che siamo noi a comporre questo programma, ma vogliamo comporlo anche insieme alla parte della società civile, delle associazioni che anche oggi interverranno, e questo insieme di idee e di iniziative chiuderanno nel darci una visione di quello che sarà la città nei prossimi 5 anni. Tratterò il tema delle politiche giovanili, un tema che per noi non è solamente importante, ma necessario ed indispensabile per la città di Potenza. Un primo passo c'è stato con l'elezione di Potenza Città dei Giovani e questo per noi è fondamentale perché sarebbe mettere una prima pietra per un cambiamento in termini di politiche giovanili e ci aspettiamo che da qui a un anno quello che oggi è un dossier diventi la realtà. Allora, io su questa serata mi occuperò della tematica della politica sull'infanzia, quindi prettamente diciamo che mi fossilizzerò molto sull'infanzia e soprattutto sugli asili nido, sulle strutture e quindi anche sulla formazione educativa che possono garantire, diciamo, le strutture che ci sono in città.